essere resa obbligatoria la vaccinazione, perché essere libere significa rispettare la libertà degli altri, non solo la propria. Cioè sostanzialmente quelli che lottano per non avere il Green Pass praticamente parlano di libertà, in effetti la libertà di ognuno di noi finisce da dove comincia quella dell'altro. Effettivamente dal 6 dicembre per quasi tutte le attività il Green Pass verrà rilasciato solo col vaccino, quindi si realizza quello che ha detto lei. Io sono perfettamente d'accordo, anche perché i vaccini secondo me sono segno di civiltà. Secondo lei grazie a questo passeremo un Natale più normale? Speriamo. Me lo auguro. Lei signora è d'accordo sul super? Sì, accordissimo, perché è una cosa che per noi e per voi. Per il futuro. È un rispetto per la persona, per me. È un rispetto per me e per la persona che, se io parlo con voi, deve avere certamente una gentilezza, una delicatezza che deve essere apposta a parlare con voi. Il vaccino per il Green Pass dal 6 dicembre, inoltre per alcune attività, insomma, tipo insegnamenti, sarà obbligatorio il vaccino, d'accordo? Sono d'accordo, sì, certo. È una cosa per la collettività giusta, come ci siamo vaccinati tutti, è giusto che si vaccinino gli altri. Quanto è importante il Super Green Pass per fare in modo che non ci sia un altro lockdown e quindi salvare anche l'economia? Per me è il 100%, perché abbiamo avuto delle perdite commerciali non indifferenti, proprio dovute alle restrizioni che hanno fatto in tempo passato. Quindi Green Pass, vaccino obbligatorio per ottenere il Green Pass dal 6 dicembre, d'accordo? Sì, al 101%, perché abbiamo fatto la fama. Per tutelare anche le attività? È logico, è logico. Non ne usciamo più. Cosa vuole dire a chi invece ha paura del vaccino? Io per me, con tante patologie che ho avuto, l'ho fatto tutte e due volte e non ho sentito niente. Farà la terza dose adesso? Sì. Lei è d'accordo col vaccino obbligatorio dunque? Io sì, ma obbligatorio in tutto il mondo, perché se poi vacciniamo solo l'Italia, arrivano i cinesi qua o i giapponesi, il virus ritorna, ok? Quindi io penso che si debba vaccinare tutti e poi parliamo di Green Pass. Sì, è obbligatorio per avere il Green Pass e quindi dal 6 dicembre non valga più sostanzialmente. Sono d'accordo a qualunque cosa che consenta una maggiore diffusione del vaccino e una restrizione del virus, quindi sì.